lady love. Your love is peaceful like a summer's breeze. My lady love, with love that's tender as a baby's touch, you give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Like the winter snow, my lady love, with love that's cozy as a fire's glow, and I keep on needing you, girl, a little more and more, and I thank you, my lady love. Siamo in onda, sì, siamo in onda. Eccoci qua. Sono tanti dischi da cercare, eh? Giovanni Mix e Alex in diretta questa sera, per la prima volta Alex qui in diretta. Ce l'abbiamo fatta? Sì, ce l'abbiamo fatta. Infatti, no, abbiamo già fatto delle cosine qua in studio, però non abbiamo mai fatto una diretta vera e propria come si deve. È la prima di tante che faremo sicuramente. Ciao Alex, allora? Tutto bene? Sì, tutto bene. Si ritorna alle origini. Si ritorna alle origini, dopo 40 anni, che dire. Salutiamo i nostri amici che sono lì, che ci stanno guardando. Salutiamo Everardo, che è stato il primo a entrare su Facebook. Poi Emanuela, Max Bissi, ciao Max, che è un bravissimo DJ anche lui. Poi di lì abbiamo Paolino, Enric, Fabri che è il nostro compagno di scuola, ex. Ah, Fabrizio Dell'Acqua. Fabrizio Dell'Acqua è lui. Ciao Fabrizio. Lui guarda sempre. Ti ricordi Fabri? Ti ricordi? I don't know what's gonna happen to you, babe. Che noi eravamo a scuola assieme, cioè ci conosciamo da poco, ci conosciamo da quando avevamo 14 anni. E Fabrizio era a scuola con noi. Primo disco della serata di Jackson 5.
Abbiamo anche Raffaele, che è un pezzo che non vedevo in diretta. Ciao Raffaele, grandissimo, ci stai ascoltando? Ehi, Fabrizio, vieni qui anche tu, così completiamo il gruppetto della vecchia scuola del 1977, 78, 79. Vero? Bei tempi, Compravamo già dischi noi, vero? Abbiamo cominciato tutti e due in due radio piccolissime e poi ci siamo ritrovati anche in quelle grandine della città, vero Alex? Aspetta che... ecco. Okay. Sei tu che gestisci la mia voce? Infatti, sì, ho aperto l'altro microfono, devo prendere l'abitudine perché abbiamo cambiato canale. Ti ho ribaltato un po' i collegamenti. Ok. Vabbè. Benissimo, era il primo disco di stasera, erano i Jackson 5, adesso stiamo prendendo un attimino... il sistema, perché abbiamo i jingle, abbiamo un sacco di cose stasera. Abbiamo anche la sigla, per cui partiamo con la sigla. Ok, vai. Partiamo con la sigla e poi con i tuoi primi dischi. Ok, perfetto. Okay, vai. Yeah. DJ Mix Time Video Radio Style with Giovanni and special guest Alex. Ci siamo? Io parto con qualcosa che è uscito 50 anni fa. DJ Mix Time. Funky music, decisamente. Vabbè, poi faccio vedere anche la copertina. Sì, adesso arrivo, ti inquadro subito. Eccola qua. Allora, questo è il disco del 74, The Soul Searcher, Show Your Whistle. Siamo sempre nel 74 con un'altra cosa che potrebbe sembrare CJ & Company, ma non lo è, ed è una vera bomba, perché è stato ripreso poi anche all'inizio degli anni 2000 in un disco house. Non so se la conosci. Vediamo se Marcello, perché abbiamo anche Marcello qui con noi, è fuori campo però c'è. È lui quello che giudica. Crystal Dance, Crystal World. We'll be right back.
dall'altra parte c'è Paolino che sa già di cosa si tratta, eh? Oh yeah! Tra l'altro Paolino ha fatto anche una bellissima, la sto ascoltando, non l'ho ancora ascoltata tutta, una bellissima selezione che riguarda sempre la Baia degli Angeli, 76-77, meravigliosa. Yeah! La trovate su Mixcloud, sul canale di Paolino. Faccio un po' di pubblicità perché ne vale veramente la pena, eh. Anche a Santa Esmeralda questo pezzo, no? Assomiglia un po' a un sacco di cose. Hanno tutti succhiato. Decisamente. Tiziano decisamente. Giardini, Tiziano Giardini, ciao ciao ciao. Bene, bene, bene. Visto che sei stato un po' sul funk, ci sto anch'io, però io vado un pochino più avanti, anche se questo è un personaggio che c'è da tantissimi anni. Oh yeah, sentitelo. Meraviglioso quel disco! Mauro Butti, ciao! Mauro, ci vedremo prestissimo, veramente. Ti chiamerò in questi giorni. E poi ci becchiamo sicuramente, Mauro. Questo è The Godfather of Funk. Ciao Paolo. Alex, forse tu te lo ricordi Paolo Rossoni, te lo ricordi? Chi era? Veniva lo skipper ai tempi, ai primissimi tempi. Ma io ho lavorato dopo di te lo skipper. Probabilmente forse no, però... Forse... Lavorava con me lo skipper, faceva le luci, stava con me in console. Ah, ok, sì, sì. Il okay. Paolo il biondo, quello che. Ho capito, capito. Quello che attirava tutte le donne vicino alla cabina e poi dopo ci pensavo io come. Il procacciatore di femmine. Esatto. Yeah. Ciao Loren, super, eccola qua. JB, saluto anche Matteo Mion, grande amico, trovato con questa musica, è un appassionatissimo che mi ha scritto su YouTube e poi dopo ci ha ascoltato anche martedì alla radio Antenna 5. Stavo ricordando i bei tempi quando io, Paolo Rossoni, eravamo in console, avevamo tipo 16 anni, 17 anni, allo skipper, sono stati i primissimi anni. E tu probabilmente venivi a ballare, non eri ancora, dopo ci sei andato anche tu a lavorare, dopo di me.
E insomma erano bei tempi, cioè, siamo qui veramente a ricordare delle cose veramente molto belle. Siamo cresciuti con questa musica veramente e ce l'abbiamo ancora qui, con gli stessi dischi li stiamo mettendo. Ray Payback, questo era James Brown, un po' di funk, e adesso morbidiamo un pochino il tutto con Air, Wind and Fire. Questo è un brano del 1979, si chiama September, Do You Remember? Ma bello più che mai questo disco. Immortale! Agostino, ciao! Do You Remember? Yeah! September, questo era un 45 giri, infatti è uscito prima su questo piccolo dischettino, poi dopo non ho mai fatto un disco mix di questo, è uscito l'album e insomma è rimasto sempre così, il tempo di durata è sempre questo. September, The Air, Wind and Fire, e adesso? Adesso, visto che hai parlato di James Brown, in quegli anni era difficile per gli altri emergere perché lui era il re incontrastato del funky. Sostanzialmente tutti i dischi che uscivano erano suoi, ma c'era qualcuno che faceva dei dischi funky incredibili, tipo questo. Oh yeah. Sì. Rufus Thomas. Cosa stiamo tirando fuori? The Funkiest Man Alive. Thank you.
Oh yeah! Andiamo a tutto funk stasera, veramente. Paolino, noi veniamo sicuramente, tranquillo, perché lì non manchiamo veramente. Bellissima idea. Ciao Joe! Abbiamo Joe Vinile che ci sta ascoltando. Una leggenda di questo genere musicale, veramente. Mi sto godendo il suo canale YouTube, veramente. Ogni tanto, quando voglio sentire qualcosa di bello, vado sul canale YouTube di Joe Vinile. E lo consiglio a tutti, veramente. Per essere una B-side non è male, eh? Zicky the Freak. Eh sì. Infatti questa andava veramente tantissimo, era quella che funzionava di più. Io c'ho l'album, ce l'ho sull'LP questo disco, bellissimo. La durata è la stessa, anche di questo non ricordo aver visto delle giant version. No, qualche ristampa, ma non. Esatto, non. Copie fatte male. Esatto. Bene, 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 bene. Io vorrei rimanere forse un pochino più indietro di questo periodo con un bellissimo pezzo, un pezzo che ha fatto veramente la storia. Paolino lo conosce molto bene, è un pezzo di quelli che lui adora perché lo suonavano i suoi due miti, che erano Bob e Tom, sicuramente. Oh yeah! Questa è la vera disco, quella che faceva impazzire tutti quanti. '45 giri originale. Don't Stop Me I Like It, David Christie. Bellissimo. Like it.
Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Eravamo agli inizi della seconda metà degli anni 70 e questi erano i motivi che andavano in discoteca. Già si cominciava a parlare di disco music. Infatti questo è stato classificato così. Questi suoni meravigliosi sono di David Christie. Il motivo era Don't Stop Me, I Like It. Un po' più avanti, cambiamo un pochino genere e arriviamo ad un gruppo che ha fatto veramente la storia, ha creato veramente un sound meraviglioso. Sono i Radio. Questo è uno dei loro ultimi, forse è l'ultimo album che hanno fatto insieme con Ray Parker Jr. Il loro basso potente. Veramente. A Woman Needs Love, già in copertina c'è la foto solo di Ray Parker, però lui cita ancora i Radio, che poi abbandona negli album successivi. Yeah! It's Your Night! Ci sta ascoltando e anche Giuseppe. Ciao Giuseppe. Giuseppe parla al plurale, come l'altra volta, dice vi stiamo ascoltando, però o lui parla in terza persona come se come il messia, oppure c'è qualcuno è in dolce compagnia. In dolce compagnia. Yeah. It's your night to get down.
bello, sempre il sound dei Radio è sempre piacevole da sentire, quel funky moderato che ha proprio questa cadenza particolare, mi piace veramente tanto. Oh yeah, it's your night. Quanti fili. Va bene, adesso tocca a te. Tocca a me? Sì, tocca a te. Adesso praticamente faccio una sequenza veloce da 4, come se fosse un incontro di calcio Brasile-Italia. Vediamo chi vince. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus dê. Que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia, pro bem pro mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. Que Deus dê. Que Deus entendeu de dar toda a magia, pro bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho. Deus dê. Paolino ti ha beccato subito, eh? Lui vede le etichette, ingrandisce. Se te scappa la risa.
vita. Bellissima sequenza. Mamma mia. Yeah. Ti ha scomito con me. Sgamato, dice Paolino, yeah. A me mi sgama proprio con davvero anche con i 45 giri. Sequenza che ha fatto Alex Gilberto Gil, super, yeah. Sergio Mendez, Belen Thomas con Mike Francis, Survivor, e Betty Villani, eccola lì, De Nuevo Tu, meravigliosa. Bello, stasera mi piace davvero tantissimo. Sono tutte varie le nostre dirette, quella che abbiamo fatto la scorsa settimana, sabato, insieme a Gabriele e Ilvio, era anche questa molto particolare. Quelle con Marcello sono a due sensi, senso 90 e senso 70-80, quella che faccio io. E Alex ha fatto dai funk pazzesco all'inizio e poi... Poi vedremo, perché ci sono altre cose. Ecco, esatto. Non so come sia andato Brasile-Italia, però vediamo. No, va bene. Altro che, direi. Ok, io adesso alleggerisco un pochino, a parte che questo è un brano molto leggero, però metto un pezzo, quelli che fanno girare, che fanno ballare. Yeah! Questa è Grace Jones, questo è bello, eh? È un pezzo che si sente ultimamente in una cover, chissà perché. Quest'album è d'oro, veramente. Questo è il primo, eh? È il primo che ha fatto e è dorissimo questo album. Un pezzo più bello dell'altro. Questa è Tomorrow! Bye.
le congas di Grace Jones. Era un pezzo che era uscito, era un pezzo vecchio che lei ha rifatto comunque come la Vienne Rose, perché questa Tomorrow, adesso non ricordo chi la cantava, però è un pezzo degli anni 60, un pezzo che è estratto da un musical se non ricordo male, e lei l'ha rifatto in questa chiave. Poi dopo chiaramente si ballava anche in discoteca perché aveva questo tempo che andava benissimo in quel periodo, insomma. Saluto Marco Carini e Cristian Tedeschi, il mio amico Cristian, ciao! Su Facebook siamo sempre lì, eh? Non molla, eh? Solo quando fa le dirette Marcello, dopo 3 minuti. Addirittura quanti rientri quando siamo in radio? Pazzesco, eh? Veramente. Non lo so, magari... Oh. Ma sei stufato di bloccarmi? No, io riesco a farle tutte e poi le bloccano alla fine. Quando viene pubblicata la tolgono, però intanto la gente la vede. Oh, tomorrow. Te la ricordi, Alex? Questa è sì, molto bella. Questo disco qua l'abbiamo usato anche duo, dai, insomma. Abbiamo messo tutto da quest'album. Lo ricordo sempre io questo disco, veramente mi piace da morire. Anche io ho portato Grace Jones, però vabbè, era un'altra cosa e non va bene. No, ma puoi metterlo tranquillamente. No, vediamo. Perché noi facciamo proprio due cose separate, non ci confrontiamo mai con i dischi. Non abbiamo preparato nulla. Ok. Benissimo, allora, Easy Teen. Questo è il secondo del mio gruppo di dischi. Jimmy Bohm, a singolo. Is something that you're doing to me, girl. It's not the dance that we're dancing that's making my heartbeat explode. Because you're turning me on and there's no turning off my desires. Before I go any further, there's something that I've got to know. Short version.
Stiamo facendo una bella collezione di sette, di 45 giri, perché la nostra intenzione è quella poi di tornare con i dischi, e questi sono più leggeri e poi sono cortini, tanto non è che mettiamo le long version anche in digitale, quindi hey yeah. Piano piano, oramai ne abbiamo un bel po', E poi suonano meglio. E poi suonano veramente bene. Se non sono rovinati, perché tanti sono... Is Dean, Jimmy Bohan, bello leggerino. Adesso Alex va con la sua selection. No. Ancora uno? No, sì. È già il secondo. È già il mio, ok. Sì, è già il tuo. Allora, andiamo più verso fine anni 90. Non so se avete mai sentito parlare di KLF. Loro hanno fatto una decina di mix. Sono spariti, erano all'apice del successo. Hanno bruciato anche qualcosa come 1 milione di sterline. Hanno fatto un libro e sono completamente spariti. Il loro primo disco è questo. Io vi faccio ascoltare la versione dal vivo. What Time Is Love? 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 La musica stava... Cioè? No, sì. La musica stava un po' cambiando e ovviamente loro hanno cambiato un po' il mondo della musica e poi sono spariti. Peccato, perché erano molto molto bravi. Sempre parlando di riempipista, 5-6 anni dopo è uscito sto pezzo di Felix che spopolava. Magari non è il tuo genere, però no, questo... Non lo conosco, cioè... No, questo l'altro sì lo conosco, però questo qua non lo... Questo ha fatto grandi cose. Don't You Want Me, Felix, è la versione originale. Thank you.
abbiamo anche Gabriele che saluta tutti, saluta me, saluta Alex e anche Marcello che è qui in penombra, su Facebook. Ciao Gabri! Anche Maria Stella la saluto da Facebook, ciao! È una che segue sempre le dirette, Maria Stella. Sì, direi che possiamo tagliarla perché dura all'infinito e comunque era giusto per dare una traccia di quello che si ballava una quindicina d'anni fa più o meno. Sì, 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 sì. E io vado un pochino più indietro, eh. Vado indietro con una melodia cantata da un'artista straordinaria. Thank God It's Friday! Questo è un pezzo di Paul Jabara. La scena di quando lei vuole cantare nel film e non la vogliono far cantare, poi lei riesce a rubare il microfono e intona questo disco, poi il disc jockey si mette le mani sulle orecchie come per dire aiuto, cosa canta questa qua, senza sapere che poi dopo toglie la mano da una parte e dice ma poi la toglie anche dall'altra proprio in questo momento. E poi quando lei comincia, che comincia il ritmo, lui salta come un matto e dice sì! È una scena veramente indimenticabile. Questa è la scena più bella di tutto il film, secondo me. Oggi è venerdì, quindi thank God it's Friday! La nostra Donna Summer Soul! Sound di Paul Jabara, molto diverso da quello di Giorgio Moroder, eh? Ci sono i fiati sotto, non c'è elettronica, è suonato proprio veramente allo stile di lui, del grandissimo Paul. Ha sempre il suo perché, eh? Due classiconi, ma questo è il suo perché veramente. Io ne ho tre versioni con tre etichette diverse e due album. Questo è il mio preferito in assoluto, davvero, La versione mix, che tra l'altro è uguale identica a quella dell'album. Lei chic. Oh yeah. You heard about the new dance craze. Listen to us.
Sono dischi come questo che non finiresti mai di ascoltare, davvero. Io lo suono spesso questo disco, perché prima di tutto mi ricorda veramente un bel periodo in discoteca allo Skipper, perché questo è un disco che mettevo quando avevo 17 anni e lavoravo allo Skipper, quindi lo suono spesso e volentieri, davvero. È il primo 45 giri che ho preso io, uno dei primi dischi che ho preso. Sì, sì, infatti, veramente. L'ho distrutto praticamente. Peccato che non ce l'hai più, perché sai che il 45 giri durava tipo 6 minuti, una roba del genere. Era lungo quasi come il disco. L'ho consumato. Io ce l'ho comunque. Penso di averlo consumato. Bellissimo. Benissimo, Le Freak Say Chic, The Chic, Le Freak, Le Say Chic. Le Freak Say Chic, siamo un po' sul genere periodo Charlie Brown. Eh già, te l'ha beccata subito Paolino, eh? Sì. Eh sì, vedi cosa ha scritto? Oh yeah! Commerciale ma bello. Sì, eh? Molto bello, direi. Anch'io l'ho suonato tantissimo. You and me. Baby, can't you see? I want to talk it over. Baby, you and me. We'll find the four-leaf clover. Baby, can't you see? Wash away the pain.
questo era un po' un incubo, perché tipo qua, qua accelerava pazzesco, qui accelerava veramente come, come Lady Snide di Cool and the Gang. Esatto, poi, no, e poi alla fine sfuma, è un anti-mix questo. Sì, sì, questo qua, cioè, è il singolo. Comunque cambiava tempo in maniera straordinaria, infatti era difficilissimo da mixare questo disco. Vabbè, per restare sempre in tema, acceleriamo però un po' i BPM, più o meno stesso periodo, forse qualche anno dopo. Secret Service, non so se la usavi anche tu, sì, Flash, sì, in, certo, the Night. Certo. Ho due mix di questo. Io solo il 45. Allora te ne darò uno. Bravo, grazie. Anche se dura abbastanza il 45. Sì, sì. Gran pezzo, gran pezzo. DJ Mix Toy. Flash. Bello, questo qua è un capolavoro, davvero. Anche Ossiusi, la prima, quella che è uscita prima di questa, mi piaceva veramente un sacco. Le usavo tutte e due. Sì, belle. Però non c'è, io Ossiusi non l'ho più trovata da nessuna parte, no, non ce l'ho. È abbastanza raro. È difficile, infatti. No. Ho solo la copia digitale. Esatto, anch'io. Però c'era anche il mix e c'era anche il singolo 45, però io non l'ho mai più trovata. Ce l'avevo, ma se, chissà dove è finita. Vabbè. Silvestre? Sì. Eccolo qua. Dopo You Make Me Feel, su quell'album meraviglioso che si chiamava Step 2, c'era questo brano che si chiamava Dance Disco Hit. Ciao Beppe! Come on, get up! Anche questo singolo è difficile da trovare. Si trova You Make Me Feel, ma Dance Disco Hit 45 è abbastanza difficile. Direi più che raro. Oh, come on a dance! Dance with you.
queste che gridano sono le Too Tough So Fun, le coriste, eh? Senti che bello questo passaggio, senti. Bellissimo, bellissimo. Poi la versione dell'album, che è lunghissima, fa tanti passaggi di questi sul finale. Senti le chitarre. Bello, 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 bello. Sì, forse qui hanno tagliato, perché nella versione dell'album, prima dell'inciso, c'è la scarica di sintetizzatore che sembra un mitra laser. Esatto. Senti qua, sembra quasi un funk qua, eh. Meraviglioso. Dance with me with the disco hit, Sylvester da Step 2, la versione 45 giri. L'abbiamo ascoltata questa sera in diretta con Alex Macello qui alla regia video. È lui che è lui che schiaccia. Lui, non schiacciare niente, mi raccomando. No, davvero. Macello c'è sempre. Macello è la forza, la forza. Ok, rallentiamo un po' con SOS Band. Take your time. Take your time. You Fantastico. Can do it. You know you ought to slow down. You've been working too hard, and that's a fact. Sit back and relax a while. Take some time to laugh and smile. Lay your head in the ground so we can stop and kick back. It seems we never take. Time. Che chitarrine, non si sentono più queste chitarrine, davvero, eh? E questo basso elettronico sotto. Mamma che bello. Take your time. Era il ritornello che in pista cantavano tutti quando si vedeva questo disco. Cioè, era talmente facile e orecchiabile che era un capolavoro. SOS Band, take your time, do it right. Adesso che ci fai sentire? Faccio una sequenza di tre brani. Due dalla famiglia Prince. Sheila E. Esatto. Poi l'altro è meno conosciuto, era il compagno di scuola di Prince, poi spieghiamo chi è. Intanto ascoltiamo Love Bizarre. Scream.
almost time to go. Dance, dance the dance electric. The rhythm is love. Love is blind. Love your enemies. There isn't much time. There isn't much time. Radio Style with Giovanni and special guest Alex.
Ci stava, eh? Ci stava, vero? Sì, ci stava. Se ci stava. Yeah! First choice! Che disco questo, eh? Come on now! Gold Mine, la miniera d'oro, veramente ha sfondato dei dischi questa etichetta che si può definire veramente una miniera d'oro. Adesso vado a cercare un bel disco che avevo voglia di sentire, ogni tanto mi viene in mente ma poi mi dimentico, adesso mi è venuto in mente ancora, quindi lo cerco immediatamente e poi lo metto. È difficile, però è un disco pazzesco che Paolino poi mi dirà, Paolino, quando lo metterò, eh. Forse non l'ho mai messo davvero nelle dirette, forse non l'ho mai messo, ma è uno dei miei preferiti. Dopo lo mettiamo, adesso tocca Alex. No, tocca ancora a me adesso. Beh, però ne metto un altro, lo mettiamo dopo quello, lo devo cercare. Hold your horses! Bello, bello, bello. E allora, People Choice... Ha una bomba questo qua, questo entra proprio prepotentemente in tutte le vostre, i vostri apparecchi che usate per riprodurre la nostra musica. Bella sta diretta, eh? È diversa dal solito, infatti devono essere tutte diverse. Io le faccio con uno stile e gli amici che vengono qui a trovarmi, che suonano con me, mettono ognuno la propria scelta musicale, ed è giusto così. If you gonna do it, sono questi sono capolavori. Sound di Philadelphia, questi erano ancora su etichetta TSOP, The People Choice, 1977. Oh yeah, if you gonna do it. We'll be right back.
Da paura. People Choice. Difficile da togliere questo. Eh sì, è uno dei primi che hanno fatto, eh. Non so se tu ce l'hai questo, l'avevamo preso questo per te, non mi ricordo. No, non sono sicuro. Non so perché io. Era abbastanza difficile da trovare. No. Però lo mettiamo in lista. Eh sì. Allora, Paolino dice che faremo una diretta perché vuole raccontare un po' di cose. Infatti è bello perché lui ha tutti gli aneddoti, ha tutte le cose che riguardano i dischi, che riguardano le etichette, perché ha lavorato tantissimi anni nella discografia, quindi importava dischi, selezionava dischi da importare, insomma ha fatto proprio una bella carriera in questo campo e ne sa veramente tante di cose. Poi è un appassionato di questa musica, della musica anni 70, e soprattutto di questi due personaggi che animavano la Baia degli Angeli nella prima metà degli anni 70 e agli inizi della seconda metà. Bob e Tom, che erano proprio dei DJ che sono rimasti dei miti nella storia. Lui fa dei remember, fa delle belle dirette su YouTube e anche su Miss Cloud. E veramente c'è da ascoltare e vedere qual è stata la storia di questa musica meravigliosa. Bene, People Choice, If You're Gonna Do It. Adesso Alex arriva con qualcosa di popolare. Oh, meraviglia delle meraviglie. Quell'attimo lì di suspense nella partenza è stato mondiale, veramente. Don't wanna worry you, baby. Don't wanna bring you down. I Climax. If my love is too hot to handle, let me know now. God, I am more love. I've got this yearning inside me, and it's running deeper than the night. So don't go fooling with my hunger. If you can't keep me satisfied, I'm warning you, gotta have more love. I just can't get enough. Next time.
le chitarre come quelle della Bidou Orchestra. Davvero, eh? Bello, bello, il sound è un po' indiano questo. Paolino vuole sapere come si chiama questo disco. Non lo sa. No, ha chiesto se è Sheila Sandra. No. Hai aperto il mio microfono? Sì, 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 certo. No, sono praticamente in Monsoon, Ever So Lonely. Vediamo. Ah, ecco. No, io sì, lo conoscevo, l'ho sentito, ma non ce l'ho, non lo conoscevo. No, no, è... sì, è abbastanza famoso. Lo usavano anche chi faceva afro. Praticamente lo trovi su molte compilation. Ho capito. Bello. Bello, bello, bello. Adesso arriva il disco, quello che dicevo prima. Il disco vediamo, voglia di sentire. Sono curioso. È un disco molto particolare. Un disco, vabbè, è conosciuto per chi conosce questo genere di musica. È meraviglioso. Io lo adoro, sto disco. Però è un po' particolare, insomma, eh? I suoni sono questi. Sono quelli della musica funk anni 70. Si chiamano Independent Movement. È straordinario come cantano, veramente. Ci sono delle voci che sono a stile Loretta Holloway, delle cose veramente straordinarie. Hola, 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 hola. Senti come cresce lo stile proprio della dance di quel periodo. Independent Movement. Vi faccio vedere la copertina. Sleeping Away. Your love is sleeping away. Your love is sleeping away. Sleep, sleep, sleeping. Questa cassa è suonata vera, eh? Si sente. I bei dischi cominciano da qua comunque. Senti? È semplice fare anche i remix. Si prende questo, si mette all'inizio, eh? C'è un DJ famoso, il primo DJ inglese che è andato in televisione, si chiama Greg Wilson, e lui è diventato famoso perché faceva i tagli su Revox e ha fatto un sacco di edit, ha fatto l'edit anche del pezzo che ho messo prima dei Crystal World. Questo è puro ritmo.
Ciao Stefano, ci vediamo sicuramente il 9 a Santa Cristina. Saluto anche Flavio, ciao! E Mauro Vailati che è lì incollato, Però ha latitato un po' troppo, dobbiamo. Marcello, dobbiamo metterlo in castigo ancora per un po', Mauro. Dice che sono entrato nel suo carruggio, praticamente nel suo ambiente musicale. Your Love is Slipping Away, questi erano The Independent Movement, un disco che veramente a me fa impazzire davvero. Cambiamo, andiamo avanti, passiamo un altro disco degli anni 70, questo bel... Get Up and Boogie, loro, The Silver Convention. Questo è un po' più commerciale, però è un po' più vecchio degli Independent Movement che ho messo prima. Oh yeah. Toccato proprio tutti i campi musicali stasera, come al solito facciamo una carrellata di tutti i generi, stasera di più perché tu hai messo anche delle cose oltre, perché io e Marcello arriviamo ai 90, 95, 96 col suo genere, invece siamo andati a intorno ai 2000 anche con alcuni brani, no? Scusa, ho aperto ancora. Sì, è open space questa sera, per cui è così. Infatti. I prossimi due brani, allora, uno è Curtis Blow, vediamo se lo conoscete. Oh yeah! Cioè, c'è di tutto, c'è Good Times, c'è Another One Bites the Dust. Sì, sì. E poi... Ma questo è uscito prima però, eh? Sì. È la strumentale, che è più bella della versione rap. Esatto. È uscito prima questo di quei due dischi che tu hai citato. E questo deve essere un 79, se non sbaglio. Christmas Rapping, bellissimo. Ce l'hai il mix? Non ce l'hai il mix? No? Aspetta, ho trovato a prezzo carissimo il 45. Vabbè, magari te lo do io dopo. No, vale la pena però. E ce l'ho. Oh yeah. Thank you.
Allora, esattamente, si chiama Do It Yourself Rapping, è la versione strumentale, il B-side dell'altro pezzo che ovviamente è rappato, ma non è così carino. Per il prossimo disco c'è una citazione al programma che facevi tu, anche perché questa canzone l'ho sentita la prima volta nel tuo disco Explosion, e allora adesso capirai cos'è, perché abbiamo preparato anche un jingle, vediamo cosa succede. Far away, a young DJ played the best vinyl tracks on his primetime radio show, as well known as Disco Explosion. Stop. Questo è il sound di Disco Explosion. Facevamo volare sta canzone qua, eh? Mamma mia, che disco! Eh sì! Stop! I primi echi che si usavano, eh. Ti ricordi quando c'era quei due semprini sotto, esatto, sì, sotto il mixer, quelli a nastro, che ogni tanto cambiavamo il nastro perché si consumava, si faceva l'eco col nastro, con lo stesso sistema dei Revox praticamente. E quando c'era stop, fia, pazzesco, uno era sul canale destro, uno sul sinistro, faceva l'eco in stereo, incredibile, erano cose. Cioè, ormai con due cosine si fanno queste cose. Sì, una volta c'erano di quelle macchine per fare questi effetti incredibili. No, però su quel banco lì c'erano due Revox e usavo l'ultimo di solito. Sì. C'era quello che andava a 16. E quello lento. E quello lento, infatti. Bello. Stupendo, solo la struttura del banco era un capolavoro. C'erano forse due o tre in Italia di banchi così. One on One, sì. Ce l'avevo uguale proprio, esatto. E poi pochi altri forse. Ok. È finita. Tocca a me? Tocca a te. Tocca a me. Sì, io ho un ultimo disco, ma mi sa che sforiamo un po'. Allora, sì, fa niente, 5 minuti si può fare. Ok. Stavamo parlando di One on One e dei banchi di regia. Questo è stato proprio un classico, no, di quella radio. È stata la sigla
del grande Leopardo. Soul Train. Soul Train. The Sound of Philadelphia. Eccolo qua. Quest'album è proprio quello Philadelphia Classic, però c'è anche sull'album originale. Poi lasciamo l'ultimo Alex e poi mettiamo un finalino con un bel lentaccio. Paolo, ti aspettiamo noi, anzi facciamo una diretta insieme, tu fai l'opinionista, ti metti al mix e io metto i dischi e tu dopo li commenti e facciamo, ricordiamo le belle cose che abbiamo fatto insieme a quei tempi. Davvero Paolo, io ti aspetto davvero, poi ci sentiamo al telefono. Sto rispondendo al mio amico Paolo che mi ha detto che verrà qui da me, verrà a trovarmi, sono contento, è un amico che lavorava con me nel 78, 79, 80, 81 e lavorava alle luci quando io mettevo i dischi in un locale qui di Crema lo Skipper. Hey! Bello, 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 bello. Ok, siamo arrivati all'ultimo disco, ho già visto che cos'hai te, uno dei miei preferiti, è uno dei miei dischi questo qua, uno dei dischi che io suonavo e che suonavano in pochi. E io ho spinto molto sto disco, è stato veramente, poi ce l'abbiamo fatta, ma è stato difficile davvero riuscire a farlo andare come doveva essere. Vai? Ah, ok. Sì. Va sì, bene. È un capolavoro. Sì, sì, sì. Shoot me with your love. Questo è veramente, diciamo che ho tenuto il meglio per la fine. Sì, Tasha Thomas, yeah. Mamma che roba, ragazzi. Shoot me. We'll be right back.
Save Me Babe, e da qui comincia un'altra suite. Percussioni proprio che si sprecano davvero. Non era facile da far ballare sto brano, perché io ero proprio innamorato di questo disco, lo mettevo, ma era difficilissimo, ci parlavo sopra, lo annunciavo, cioè gli davo la carica, ma era difficile da far ballare. Però io ce l'avevo fatta, l'avevo fatto diventare un bel pezzo, poi lo mettevo anche sulle cassette, e allora viaggiava, diciamo che viaggiava. Bene, abbiamo terminato direi, sì, direi il nostro appuntamento, e grazie a tutti per aver ascoltato. Saluto tutti in un gruppo solo, perché sono tanti davvero, soprattutto su Facebook e anche di qua su Mixcloud, dove abbiamo avuto Paolino, Beppe, Marcello, che è qui con noi, tutti, però quanti. Scriveva anche lì, insomma tutti quanti, da Lorenza. Buonanotte a tutti e a presto. Ciao. Ci sentiamo? Alex, poi tieni lì, perché ho visto che non hai messo tutto, quindi qualcosina ci sarà nella prossima puntata. È tutto va bene. Buonanotte a tutti, grazie. Buonanotte, troverete ciao, ciao. Come al solito la replica su YouTube di questa diretta. Adesso un bel disco di Lionel Richie per chiudere, e buonanotte a tutti. Ciao. Buonanotte. Ciao.